Buonasera. Il programma che state per vedere è il risultato di un ritrovamento eccezionale che potrebbe fare nuova luce sul volto di Leonardo da Vinci. Il suo volto lo conosciamo bene attraverso il famoso autoritratto. È un'immagine straordinariamente intensa. Questo era il suo volto nell'ultimo periodo della vita. Ma oggi una nuova straordinaria immagine sta per emergere dal passato, un'immagine mai vista. Si trova in questo quaderno di Leonardo, nascosta sotto una fitta scrittura. Eccola qui. Stranamente questa pagina non appare praticamente mai in pubblicazioni o libri, proprio perché questo scritto copre quasi interamente il viso del personaggio. Quale volto si nasconde sotto la scrittura? Avremo un nuovo, clamoroso autoritratto mai visto di Leonardo da Vinci? Maestro, ho fatto un disegno veramente orrendo prima. Già? Ci dica almeno chi è quella persona orribile che ha ritratto nel disegno che ha cancellato, via. Mai, deve rimanere misterioso. Ma chi era quel personaggio misterioso che Leonardo aveva deliberatamente oscurato scrivendoci sopra? Ma ecco cosa succede eliminando piante in inchiostro nero. Qui l'immagine è stata velocizzata, in realtà è un processo che ha richiesto molto tempo e molta precisione. Comincia a apparire abbastanza chiaramente il volto di un uomo, si distinguono meglio i suoi lineamenti. Vediamo ora cosa succede dando alle scritte bianche lo stesso colore del fondo del disegno. In questo modo il volto appare ancora più nettamente. Ultimo tocco, senza alterare l'immagine, proviamo a collegare alcuni punti mancanti seguendo le linee tracciate. Ed ecco l'immagine che ne esce. Si tratta di un ritratto del tutto nuovo, mai visto prima d'ora. E questo è stato l'errore più grande di tutta la mia vita, sai. Quale ritratto? In quel giorno io scopersi d'essermi ritratto. Vieni, fammi appoggiare, sì. Come Berlusconi. Pesante. E spero che non ci sia mai un biscolo nel futuro che vada a recuperare con questo foglio di merda, anche lontano. No. Andiamo a casa, vai. Già subito? Devo fare una cosa. Allora io adesso sto qui. Poi vado un momento in bagno di là, ma mi raccomando, per quando torno dovete aver bruciato codesto foglio, perché qui mi sono ritratto come Berlusconi, è stato un errore madornale. Ciao, vado in bagno. Il nostro programma finisce qui. Per concludere, rivediamo ancora una volta le immagini stupefacenti che escono da questo lavoro di confronto. C'è da rimanere veramente colpiti dalle rassomiglianze impressionanti che emergono, confermate anche dagli specialisti in antropometria. Occorre ora un confronto tra studiosi per approfondire meglio i vari aspetti di questo ritrovamento e cercare di rispondere a certe domande che rimangono in sospeso. Grazie per averci seguito. Buonasera.